Allora, oggi alle procuratie vecchie di Venezia in Piazza San Marco si è tenuto l'assemblea degli iscritti all'ordine degli ingegneri della città metropolitana di Venezia per l'esame del bilancio, per vedere e visionare assieme ai colleghi alcuni temi di particolare rilievo e anche per presentare la nuova governance a livello nazionale, regionale, provinciale, perché quest'anno ci sono state numerose elezioni appunto ai vari livelli. E appunto qui con me c'è Luca Scappini, che è il nuovo barra vecchio, nel senso che è stato riconfermato consigliere nazionale del Consiglio Nazionale Ingegneri, che è un collega dell'Ordine di Verona che noi abbiamo sostenuto nella rielezione, perché aveva lavorato molto bene nella scorsa consigliatura occupandosi di formazione e quant'altro, e che adesso ha davanti 5 anni di lavoro intenso, spero sempre a fianco anche dell'Ordine di Venezia, oltre che degli altri ordini del Veneto e di tutti gli ordini d'Italia, peraltro. Prego Luca. Mariano, grazie mille e complimenti. Ovviamente è un onore importante quello di rappresentare il Veneto, forse il Triveneto, perché sono l'unico di tutta questa grande area, e abbiamo fatto un cammino assieme di 6 anni importante, e faremo altri 5 senz'altro assieme. Devo dire la verità che l'Ordine di Venezia in questo cammino è stato fondamentale, perché è sempre stato propositivo e ha saputo sempre cogliere ciò che il Consiglio Nazionale può dare. Il legame è forte tra il Consiglio Territoriale e il Consiglio Nazionale, fa crescere tutta la categoria, e ovviamente il nostro impegno reciproco è quello di continuare a camminare assieme. Se vuoi lanciare tu Paolo, però ovviamente queste cose le dite a te, ma le dico anche a FOIV, perché ovviamente per contare dopo a livello nazionale bisogna essere tutti quanti coesi. Bisogna fare squadra, effettivamente, ed è la ragione per la quale gli ordini del Veneto hanno costituito ancora a suo tempo la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto. Paolo Gasparetto, ordine di Rovigo, è stato recentissimamente eletto il 7 dicembre scorso presidente della Federazione regionale. Anche la Federazione è un elemento chiave nella dinamica degli ordini professionali. Si colloca fra gli ordini provinciali e il CNI per certi aspetti, e poi per altri aspetti verso gli enti istituzionali, la Regione Veneto e così via. L'elemento chiave, che è già stato introdotto, ma che è anche nel mio DNA, è l'aggregazione, quindi fare squadra, fondamentale per poter ottenere qualsiasi risultato. Non vorrei essere eccessivo dicendo qualsiasi risultato, però bisogna partire con questa, non questa. Solo se si è fortemente coesi, e oggi la FOIV è molto coesa, è una squadra estremamente forte, riusciremo a fare grandi cose. La sinergia con il CNI poi sarà fondamentale per poter rendere attuali e concrete le proposte che arriveranno da noi, ordini provinciali, noi come FOIV, verso il CNI. Sì, l'unione è molto importante, noi lavoriamo naturalmente in regione con la federazione regionale, a livello nazionale con il Consiglio nazionale, ma cerchiamo di fare squadra anche con le altre professioni tecniche e non solo tecniche, a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale c'è il Comitato Unico dei Professionisti che opera e all'interno del quale noi siamo presenti. Bisogna lavorare e lavorare assieme. Grazie e buona serata. Grazie.